Nell'ultimo consiglio comunale ho comunicato l'ultimazione del guado sulla strada di Bergotto, che è molto importante per evitare i disagi ai due ristoranti e alle altre attività economiche e alle 650 persone che vivono nelle case sparse nelle frazioni di Bergotto e nel borgo di Corchia. Ho comunicato anche che rifaremo il tetto del municipio su indicazione della sovrintendenza e quindi coloreremo anche una facciata del municipio che per il momento è solo intonacata ed non è mai stata colorata. È stato scelto un colore rosa antico, visto l'influenza ligure sugli edifici del comune di Berceto. Ho anche comunicato una bellissima iniziativa molto attesa, che è quella che stiamo portando avanti con l'ASL di l'ASL, che è quella di seguire tutti gli anziani che rientrano nel progetto della fragilità e li seguiamo con delle assistenti sociali mandate dall'ASL che fanno visita a queste persone che non stanno male, ma sono soli e che quindi è giusto darle un conforto. Ho anche comunicato un'altra iniziativa molto bella e molto attesa, una ginnastica per le persone anziane o per le persone che hanno anche dei problemi fisici, che viene svolta presso Villa Berceto, la casa di riposo, anche a Casa Selvatica, Aghiare e Rocca Prebalza. È il terzo anno che riusciamo a farla, anche se con molti sacrifici e grazie all'aiuto della Regione. E ci permette di far socializzare queste persone anziane oltre al movimento, ma si divertono molto a stare in compagnia ed è un successo veramente molto bello. Il Consiglio Comunale poi ha portato avanti quello che è un avanzo, dove i consiglieri comunali hanno deciso, contrariamente al parere della Ragioneria, di utilizzare tutto l'avanzo di amministrazione. E quindi speriamo di poterne usufruire per far fronte ai tanti danni che abbiamo avuto alla fine di ottobre e anche qua recentemente in novembre per gli acquazzoni, il vento e tante altre problematiche che un vasto territorio come il comune di Berceto presenta. E ricordo sempre che abbiamo 131 km quadrati di territorio e oltre 350 km di strade, che non è semplice tenere aperte. È successo poi un'altra bellissima cosa, molto attesa, anche se molto burocratica e laboriosa da tutti i cittadini, che aiuta l'amministrazione a raggiungere l'obiettivo di consumo del suolo zero. Abbiamo tolto tantissime aree fabbricabili dal nostro PSC proprio su richiesta dei cittadini e quindi il nostro PSC si sta uniformando alla legge regionale consumo del suolo zero e quindi più attenzione al recupero delle case. Quindi, come sappiamo, abbiamo 250 case che sono diroccate nel comune di Berceto e bisogna trovare la soluzione per sistemarle, per non farle crollare del tutto. Questa è un'iniziativa che va in quella direzione e ci mette anche nelle condizioni di poter attuare al più presto la verifica del nostro PSC con la nuova legge regionale, di portare le modifiche richieste dalla nuova legge regionale per essere al passo con i tempi. Ho parlato anche in Consiglio Comunale del Giubileo della Luce, che inizieranno presto i lavori per la realizzazione dell'illuminazione del santuario, del viale del santuario, del Duomo di Berceto, del Castello, del Fortino e anche il sentiero del Bici. Poi un'altra cosa importante, abbiamo inserito nelle opere pubbliche con ottimismo, nell'elenco delle opere pubbliche da fare, degli interventi sul centro sportivo Chico Mendes, che è dal 1990 che non viene fatto nulla e che bisogna ristrutturare, essendo un'importante infrastruttura per il comune di Berceto, per i nostri giovani e anche come motore turistico del nostro paese, perché dà una risposta agli sportivi. Andrebbero fatte altre cose, ultimate altre cose nel centro sportivo, bisognerebbe essere sicuri anche di realizzare questo progetto, cosa che non siamo, perché sarebbe necessario avere un centro sportivo molto efficiente, visto che abbiamo uno dei campi da gioco con il terreno migliore della provincia.